Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano, a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Equilibrio parte 1 e 2. Abbiamo riflessione e amor proprio. Ok, riflessione non mi dà nessun input tanto quanto non me lo dava Equilibrio, anche se penso riflessione punteranno o sul club o su come si comporta o Yuri o Monica, visto appunto i personaggi principali. Amor proprio partirà tutto. I manga non sono letteratura, la letteratura sono puri manga. Iniziamo. Ti disturbo? Eh? No. Ok, controllavo, non è facile capirlo. Hai sempre un'aria così assorta quando leggi. Temo sempre di interromperti. Beh, quando leggo qui metto in conto che posso venire interrotta, e quando sono da sola che mi dà fastidio. Sì, ha senso. Se sei qui significa che sei pronta a socializzare, anche se ti serve un piccolo sprone. Socializzare non mi dispiace, purché siano gli altri a fare il primo passo. Credo che mi faccia bene stare in un ambiente sociale di tanto in tanto. È difficile solo quando non conosco nessuno, o quando ci sono troppe persone, o quando le cose si fanno un po' troppo matte per me. Yuri lancia uno sguardo a Sayori e a Natsuki nell'altro lato della stanza. Sayori ha il viso rivolto verso l'altro e la bocca aperta. Boh, cerca di prendere al volo dei pezzi di biscotto che Natsuki lancia in aria. I pezzi però continuano a rimbalzarle in faccia e cadere sul pavimento. Forse dovrei dire qualcosa. Non c'è bisogno. Guarda, hanno finito i biscotti. Che spreco. Sono diventate ottime amiche, vero? Non mi fa piacere. Sayori sembra molto brava a creare nuove amicizie, ma sono entrambe molto energetiche. Immagino che siano in sintonia. Già, ora che ci penso, noi due non abbiamo avuto granché modo di parlare, vero? Anche se immagino che sia colpa mia, coinvolgere i membri del club dovrebbe essere un mio compito. Niente affatto. Probabilmente sono abituata a non attirare troppa attenzione su di me. La responsabilità è anche mia. Ho sempre un'aria poco socievole, lo so. E a pranzo, per esempio, incontri altre amiche? No, io leggo e basta. Oh, ma mi piace così. È bello viaggiare con la fantasia dopo una mattinata di lezioni. Leggi solo fantasy? No, non solo. Beh, di recente sì, ma è solo perché sono nel bel mezzo di questa saga. Dopo questo libro me ne aspettano altri due. Questi volumi così lunghi sono proprio adatti a te, che ami tanto leggere. Beh, il genere fantasy è il mio preferito, ma sono aperta a tutto, purché abbia profondità e maturità. Ah sì? Anche i romanzi d'amore? Beh, ci sono tanti libri che contengono elementi romantici. Oh, dai, Yuri, lo sai cosa intendo? Monica abbassa la voce. È un mio piccolo segreto. Se anche tu hai questa passione, non lo dirò a nessuno. Forse più quando ero alle scuole medie. Cioè, ero molto sola e la gente era molto cattiva con me. Oh, quindi mi sembrava un modo per... Ti prego, non farmi ripensare al passato. Scusa, ero solo curiosa. Sai, dovremmo scegliere un romanzo d'amore da leggere, sarebbe uno spasso. Proprio per niente, davvero, neanche se fosse solo per noi due. Prova a chiedere a qualcuno che non conosce Vergogna, come Natsuki. Aia. Ah, scusa, giuro che non intendevo. Beh, è colpa mia che ho voluto insistere. Anche io faccio così con le cose che riguardano il mio passato. Sai, cose che sono troppo imbarazzanti da rivivere. Non c'è niente di male nel cambiare interessi crescendo, succede a tutti. Per esempio, Natsuki, con la sua ossessione per i manga, mi ricorda molto com'ero io con le mie passioni. Probabilmente anche lei cambierà crescendo. Cosa brutta da dire. Ehi, state parlando di me! No, stavamo solo... No, parlavamo solo di come i nostri interessi sono cambiati negli anni. Quando ti sei appassionata ai manga, Natsuki? Eh? Un paio di anni fa, credo. Già prima mi piacevano, ma 2 anni fa ho iniziato a appassionarmi per davvero. Ah sì, cos'è che ti ha fatto appassionare? Non saprei. Forse... è successo dopo che ho scoperto una serie che mi è piaciuta tanto. Forse c'erano altre cose che ormai mi avevano stufato. Ho iniziato a leggere questa serie in cui mi sono identificata un sacco. Mi sa che ho avuto una fase ribelle in cui odiavo tutti e volevo solo starmene da sola. Ehi, un po' come Yuri. Monica! Scusa. È una cosa del tutto sbagliata. Comunque è bello che abbiate entrambi trovato la vostra passione. Sono passioni quasi opposte, ma mi sembra vi abbiano aiutato a superare momenti difficili. Eh già. Ah. Wow, ma che diavolo. Quel libro è ancora più grosso dell'ultimo che hai letto.
Tecnicamente è un po' più lungo, sì, ma non di molto. Se tu facessi una colonna di tutti i libri della serie, quanto sarebbe alta? Natsuki alza la mano sopra la testa, come a misurare la cima dell'immaginaria colonna di libri. Dovrei comprare uno di quei manga di 50 volumi, così potrei dire che ho letto più di te. Su, via, non c'è paragone. I tuoi manga hanno poche parole per pagina. Ah, lo so, scherzavo. Tecnicamente l'ha presa meglio di quanto mi aspettavo. Non potrei mai leggere libri come i tuoi, troppo noiosi per me. Yuri lancia un'occhiata gelida a Natsuki. Non sono noiosi. Calma, parlavo per me, non per te. Posso avere la mia opinione, no? Li trovo troppo contorti. Sayori, li hai raccolti da terra quelli? Ah, che schifo. E lavati le mani prima di toccare uno dei miei libri. Che schifo, Sayori. Ma non ho le mani sporche. Tu fallo, sono unte, anche se a te non sembra. E va bene. Sayori corre fuori dalla porta seguita da Natsuki. Yuri, hai l'aria un po' turbata. Con che coraggio, quella lì mi viene a dire che il mio hobby è noioso. Beh, poi si è corretta. Mica tanto, con quel tono condiscendente, poi. Non è un problema se pensa che non facciano per lei. So già che non sono libri per tutti, ma sai bene che per me sono molto importanti. E allora perché non mi lascia stare anziché dirmi che non le piacciono? A che serve? Mi dispiace, Yuri. Magari hai ragione tu. Questa non sarà l'ultima volta che qualcuno esprime opinioni forti, soprattutto in un club letterario. Forse dovrei trovare un modo per mediare le discussioni e mantenerle sempre costruttive e positive. A proposito, sono molto colpita dalla creatività dei tuoi libri e anche dalla tua velocità nel leggerli. Grazie. Ok, beh, ecco una cosa su cui dovrò riflettere. Possiamo sicuramente trovare dei punti di incontro fra te e Natsuki. Non mi importa avere punti in comune, ma voglio rispetto. Ok, comunque sia, farò del mio meglio. Sono scettica quando c'è di mezzo Natsuki. Mi fido di te, Monica, ma sono scettica. Giorno dopo, attività nuova, loro due devono trovare un punto d'incontro. Ok, gente, oggi abbiamo una riunione speciale del club. Come sapete, il club letterario è un luogo in cui possiamo condividere le cose che ci piacciono davvero. Questo però significa anche che dobbiamo fare attenzione a come ci relazioniamo ai sentimenti altrui. Credo che abbiamo l'opportunità di trasformare le nostre differenze in energia positiva reciproca. Non la stai facendo un po' drammatica? È una cosa importante per me. Beh, mi dispiace, è che mi sento sotto accusa. No, nessuno sta accusando nessuno. Mi dispiace se ho dato questa impressione. Ma la nostra conversazione di ieri mi ha fatto riflettere sul potere del linguaggio. E ho pensato che questo sarebbe un buon argomento per il club letterario. Che ne dite? Di sicuro avremo molte divergenze di opinioni, quindi voglio assicurarmi che siamo tutte pronte a mantenere un'atmosfera positiva nel club. Se lo dici tu. Certo, la cosa bella del linguaggio è che ci si fornisce tanti modi diversi per esprimere la stessa idea o emozione. Quando esprimiamo un'opinione abbiamo grande controllo delle relazioni che possiamo provocare nell'interlocutore. Questo vale per la poesia, la narrativa e le conversazioni quotidiane. Vale per tutto. Per esempio, Sayori, qual è il tuo piatto preferito? Biscotti? Li ho organizzati per categoria. Inizio dagli snack o intendi i piatti di portata. La colazione conta. Wow. Ok, allora il tuo frutto preferito? Facile, le ciliegie. Natsuki, secondo me le fragole. Davvero? Le ho sempre trovate disgustose. Cosa? Ma sono squisite! Wow, una reazione molto forte. Beh, non capisco come qualcuno possa trovare disgustose le ciliegie. E come ti fa sentire? Non so, triste? Difensiva, forse? Ecco, sì, difensiva. Vedi, se tu hai reagito così, non è solo perché non mi piacciono le ciliegie, ma è anche perché ti è sembrato che la tua opinione fosse sotto attacco. Però è strano, no? Il gusto è del tutto soggettivo. Eppure quando dico le ciliegie sono disgustose, uso un linguaggio oggettivo. Sto contrapponendo la mia realtà, cioè le ciliegie sono cattive, a quella di Sayori, cioè le ciliegie sono buone. No, aspetta un attimo. Come fai a essere oggettivo se hai appena detto che è la tua opinione? Dipende dal modo in cui il nostro cervello interpreta le parole. Parlare della realtà e delle ciliegie è diverso dal parlare della propria opinione a riguardo. Per esempio, Sayori, facciamo marcia indietro e fingiamo che io non abbia mai detto che le ciliegie sono disgustose. Bene. Se io invece avessi detto, ho provato le ciliegie e non fanno per me, non è il tipo di sapore che mi piace. Beh, così va bene, a patto che non le chiami disgustose. Disgustoso è la parola disgustosa. Ok, l'esempio delle ciliegie era un po' strano, ma credo di aver chiarito il punto. Stavolta, anziché parlare delle ciliegie, ho parlato delle mie opinioni, e Sayori non si è messa sulla difensiva. Quindi, anziché scontrarsi, è come se avessimo ricevuto un invito a parlare delle nostre differenze. Yuri, non devi prendere appunti, non è che dopo vi interrogo. Lo so, stavo solo...
Scusa, non volevo rimproverarti. Fai pure quello che vuoi. Ma qualcuno ha qualcosa da aggiungere a riguardo? Sì, non mi pare giusto filtrare tutto quello che dico solo per non offendere qualcun altro. Beh, non devi. Sta a te scegliere come apparire agli occhi degli altri. Sto solo suggerendo un modo per trasformare le differenze in un'esperienza positiva anziché in un litigio. Vero, Sayori? Come ti pare, ciliegiofaga? Oh, e dai. Sayori, in realtà adoro le ciliegie. Dicevo il contrario solo per spiegarmi. Ma cosa? Mi è gabbata! Scusa, Sayori, mi farò perdonare, ti porterò delle ciliegie. Che dici di un bel affogato alla ciliegia? Oh, allora puoi gabbarmi quando vuoi, mia adorata presidentessa. Comprare la fedeltà dei membri, deplorevole. Oh, certo, perché tu rifiuteresti un affogato alla ciliegia, Yuri? Non mi pare che tu abbia rifiutato il cupcake che ho portato la settimana scorsa. No, beh, cioè... stavo leggendo, non me ne sono nemmeno resa conto. Oh, basta così, stiamo divagando. Ok, ora che il nocciolo della questione è chiaro, perché non l'applichiamo a qualcosa più inerente al club? Come manga, giusto? Cerchiamo di avere una discussione produttiva sulle nostre divergenze di opinioni. Yuri, inizi tu? No, preferirei di no. No, perché no? Beh, perché... non vedo come se ne possa ricavare qualcosa di produttivo. Finiremo per litigare e basta. No, andrà bene. Sono qui per fare la moderatrice. Discuteremo con calma e razionalità. Sì, infatti, dammi un po' più di credito. Non devi trattarmi come se avessi 5 anni. Secondo me è più rispettabile dire quello che si pensa. Rispettabile. A quella parola l'espressione di Yuri cambia. Monica sa perché. Hanno dimenticato la P maiuscola. Per Yuri essere rispettata è il nocciolo del problema. Beh, il punto di questo esercizio non è esattamente va bene. Non ho niente di personale contro nessuno. A ognuno i suoi gusti, ci mancherebbe. È solo che io preferisco più profondità e sfumature nelle mie letterature. Cerco storie ricche di fantasia e di sofisticazione a un livello più profondo. Ah beh, allora è un malinteso. Credevo che stessi per dire che i manga sono roba per bambini. Come se non me ne lo dicessero già abbastanza. Ma ci sono tanti manga profondi. Non sono completamente a digiuno di manga. Ne ho letti un bel po' quando ero più piccola. Cosa? Ma dici sul serio? Perché non me l'hai mai detto? Perché ho superato quella fase della mia vita e preferisco non rivisitarla. Adesso preferisco cose più mature. Come, scusa? Ok, ferma lì, posso intervenire. Cerchiamo di mantenere la soggettività. Perché se affermi che i manga sono immaturi, non stai forse sottintendendo che chi li legge è immaturo? Io... Sì, è così. Beh, forse è immaturo giudicare le persone che hanno gusti diversi dai tuoi. Natsuki, nessuno è immaturo. Io leggo sia i manga di Natsuki che fantasy di Yuri e li amo entrambi, ciascuno a modo suo. Ok, ok. Sono contenta che ti piacciono, io li trovo noiosi. La noia non è soggettiva. Ok, annoiano me, così è soggettivo. Ma... cioè, la cosa che... che ridicolaggine. Capito perché non volevo partecipare a questa cosa. Sapevo che avrebbe solo scaldato gli animi. Non mi sono scaldata. Come dicevo, non mi importa quello che pensano gli altri. Ma ho sempre avuto l'impressione che tu ti sentissi superiore a me. Ora i miei sospetti sono confermati. Bene. Non è vero per niente. Non saltare a conclusioni. Non puoi incolparmi di stare sulla difensiva quando nessuno ha il minimo rispetto per le cose che mi piacciono. L'unica cosa che odio davvero quando la gente prende gioco di me è solo perché... voglio essere me stesso e farmi i fatti miei. Cosa? Ma ti sei vista allo specchio? Non venirmi a parlare di rispetto dopo che hai definito immaturi i miei interessi. Non puoi. Basta, per favore, per favore. So che non pensate davvero quello che state dicendo. Cerchiamo di essere amiche. Non volevo succedesse questo. Beh, è successo. Quindi la prossima volta non ti arrogare il diritto di risolvere i problemi altrui, ok? Le impietose parole di Yuri fanno precipitare Laura nel silenzio. Yuri inizia a raccogliere le sue cose e se ne va. Porca miseria, non l'avevo mai sentita così, deve essere furibonda. Beh, anche tu non sei stata un modello di gentilezza. Dicevo per dire. Ma che è successo? È colpa mia, Yuri non aveva torto. Non avrei dovuto cercare di moderare un diverbio quando so benissimo che non sono brava a gestire le situazioni simili. Ma lei non faceva parte del club di oratoria e queste cose erano tecnicamente all'ordine del giorno. Tra l'altro ho appena visto un piccolo errore nello sfondo che mi sta urtando la sensibilità e questa cosa mi farà guardare quel punto per sempre ora. Non so se lo vedete, vedete che la linea che divide le piastrelle del soffitto va sopra il pezzo di muro? Adesso mi urta, urterà anche a voi ora che ve l'ho detto.
Ho fatto proprio una stupidaggine. Non è colpa di nessuno e non hai fatto una stupidaggine. Nel club siamo tutte persone gentili e nessuno poteva aspettarsi una cosa simile. Ma evidentemente siamo più suscettibili sulle cose che amiamo. A dirla tutta, se l'hai cercata. Come ho già detto, non ti piacciono i manga. Pace, ma perché devi sentirti superiore agli altri? È quello che cercavo di dire io. Non voglio indorare la pillola, solo che riconosca e capisca le nostre differenze. Ok, ma il punto è questo. Yuri si sente davvero superiore a me. Non è un problema di linguaggio. Capisco cosa volevi fare, ma il vero problema è lei, non il suo modo di parlare. Mi sono spiegata? Cioè, Yuri non è così, è molto più dolce di come la dipingi. Di sicuro avrà un bel po' su cui riflettere, credo che dovremmo farlo tutte. Andrà tutto bene, penserò io a qualcosa. Wow, l'ho detto distinto. Ho la tendenza naturale a complicare i problemi. Non è stata colpa tua, Monica, non devi biasimarti. Secondo me è un bene che la verità sia venuta a galla, perché adesso posso passare oltre. Ma... È tutto a posto, giuro. Non pensiamoci più, ok? Anzi, è un'ottima opportunità per leggere un po' di manga, senza preoccuparsi di alimentare il senso di superiorità di Yuri. Non essere cattiva. Posso parlare con te, leggere manga, quello che vuoi, ma non essere cattiva con le mie amiche. Scusa, sono solo arrabbiata. Andrà tutto bene. Cioè, non ho certo la verità in tasca, ma almeno so che siamo tutte persone gentili e che non vogliamo ferirci a vicenda. Sarà un'occasione per imparare. Monica parla, ma il suo tono rassicurante suona tanto forzato da tradire una grande incertezza. Prima o poi doveva succedere. Yuri e Natsuki hanno sempre legato poco tra di loro, e questa è la ragione. Mentre Sayori e Natsuki si distraggono leggendo manga, Monica sospira tra sé, incapace di abbandonare le preoccupazioni. Bisognerà davvero accettare il fatto che il club ci sono membri incompatibili tra di loro? Monica si rifiuta categoricamente di ammetterlo, e sa anche che Sayori la pensa come lei, ma stavolta non sembra esserci soluzione in vista. Puff, episodio finito. Vediamo cosa abbiamo ricevuto in posta. Problemi causati da memoria non protetta. Ah. Qualcuno ha valutato i possibili effetti collaterali di condividere pool di memoria tra più MV anziché tenerle distinte? C'è una contaminazione, insomma, mi stai dicendo. Sto analizzando alcuni dei file generati dalla MV1 e ho trovato alcune informazioni che, sicuramente, non dovrebbero esserci. Non mi risultano effetti differenti sulla MV stessa, quindi non la considererei una priorità, ma è sicuramente da segnalare. Beh, sicuramente potrebbe esserci un trasferimento di dati che non dovrebbe, quello è palese. La mia ipotesi migliore è che la memoria liberata della MV2 non venga azzerata, il che tecnicamente consente alla MV1 di accedervi. Metterò tutti i dati che ho nel database dei bug, ma mi chiedevo se qualcun altro avesse notato qualcosa a riguardo. La consapevolezza innata di Monica potrebbe essere nata dal coalizzarsi magari di due MV che non dovevano. Più che altro sto vedendo che le mail sono a ritroso, quindi stiamo andando indietro. Più andiamo avanti, più scopriamo cose vecchie. Quindi i problemi causati dalla MV causano i problemi dell'etica per poi passare alla risoluzione dei problemi. Oddio, questo è molto divertente. Ok, il Twitter di Monica. Cioè, sta succedendo tutto all'inverso. Riflessione, parte 2. Arriva un nuovo giorno. Sayori entra nell'aula del club prima del solito, ossia non in ritardo. Al suo arrivo l'aula sembra ancora vuota, per cui Sayori si siede a un banco e tira fuori un foglio di carta, pronta a mettere per iscritto i suoi pensieri. Sayori ha preso l'abitudine di mettere su carta pensieri e sentimenti ogni volta che può. È un'ottima ispirazione per le sue poesie. Sento il mio cuore vuoto, poiché una nave è salpata. Ehi! Ah! Natsuki! La testa di Natsuki sbuca da dietro la porta del ripostiglio. Scusa, non ti volevo spaventare, ma sarebbe stato molto più imbarazzante se fossi rimasta qui senza dire niente. Di certo non vuoi che origli mentre scrivi le tue poesie. Sì, grazie per averlo capito. Allora ti lascio finire? Oh no, non... cioè, è una cosa che faccio quando posso, non mi interrompi mica. A proposito, dov'è Monica? Ah, è in corridoio. Eh? Perché? Beh... nel caso passasse Yuri. A volte Yuri è troppo nervosa per entrare nell'aula di sua iniziativa, quindi... Ah, ma davvero Yuri è ancora turbata per quella faccenda? Non riesce a controllare i suoi sentimenti. Per alcuni è molto più difficile liberarsi di un brutto pensiero. Magari puoi distrarti per un po', ma non appena sei di nuovo sola con i tuoi pensieri, ecco che ritorna. Vorrei solo fare una normale riunione del club.
Basterebbe ignorare il problema, tirare avanti e fingere che non sia mai successo. Non voglio farmi tormentare da questa faccenda. Che stupidaggine, la sua opinione di me non ha importanza comunque. E poi mi fa sentire davvero in colpa ed è una cosa che detesto. Avere dei sentimenti è normale, non ti rende debole. Possiamo risolvere la cosa insieme. Ok, solo perché tu sei brava in queste cose. Prova a immaginare una situazione felice. Forse ci aiuterà a capire il motivo per cui ora stai male. Beh, io ero felice quando era tutto normale, prima di quella conversazione di ieri. E quale parte della conversazione ti ha turbato? Quando Yuri ha parlato male dei manga? Forse, ma ne dubito. I miei amici e tanta altra gente parlano continuamente male dei manga, ma io me ne infischio e li ignoro. Però stavolta è successo qualcosa che mi ha punto dal vivo e detesto lasciare che mi accada. Forse perché stavolta il commento era di Yuri. No, che c'entra? Cioè, beh, magari sì. È che detesto che pensi di essere tanto meglio di me solo perché si finge tutta sofisticata. Sì, ecco, è questo. Almeno gli altri decidono di non apprezzare me o i manga, ma Yuri si comporta come se non volesse nemmeno darmi un'occasione. Mi dispiace, tutti meritano un'occasione. Ecco, esatto. Tu saresti disposta a dare un'occasione ai libri di Yuri? Dopo questa faccenda, col cavolo. E prima di questa faccenda? Beh, ci avrei provato, ma mi sarei subito annoiata. Se guardi le cose con mente aperta, non ci vuole molto a capire che una storia può essere profonda e significativa, anche senza inutili complicazioni. Ok, però sai, a me i libri di Yuri piacciono. Sì, ma i manga ti piacciono di più, vero? Sayori scuote la testa. Mi piacciono entrambi. Mi piacciono in modi diversi, ma mi piacciono entrambi. Cioè, il tuo manga è molto sincero, divertente, ottimo per rilassarsi. E il libro fantasy ha tanti aspetti da intraprendere e da scoprire. Ed è molto gratificante passare un po' di tempo immersi in quella lettura. Ma la cosa più importante è che entrambi, sia il manga che i libri fantasy, sono onesti e sinceri con se stessi. Quindi mi piacciono entrambi e credo che ci sia spazio per entrambi i generi in questo club e sento che forse hanno più cose in comune di quanto tu creda. Va bene, come fai ad andare così d'accordo con tutti? Io non faccio che litigare, all'inizio con Monica quando ero appena entrato nel club, poi con te e ora con Yuri. E penso sempre, oh, quella persona è davvero insopportabile e se solo se ne rendesse conto almeno potremmo andare d'accordo. Ma sono sempre l'unica ad avere questo problema, continuo a fuggire dalla realtà e la realtà è che tutti mi trattano male perché non piace a nessuno. E non so perché, e non so che farci, non so davvero che problemi ho. Lo detesto. Natsuki. Con gesto rassicurante, Sayori mette una mano sulla spalla di Natsuki. Tu sei una persona meravigliosa, meriti di essere apprezzata come chiunque altro. Ognuno di noi ha un modo diverso di comunicare, sai, e spesso per questo motivo non è facile capirsi. A volte ti imbatti in un amico che comunica come te e si crea subito un legame come per magia. Altre volte, anche con tutto il tatto possibile, si creano sempre malintesi e malumori. È una cosa che genera grossi problemi anche a Yuri. Può essere molto difficile. Serve riflessione e consapevolezza di sé. E vulnerabilità. È il prossimo capitolo, vulnerabilità. Ecco, quella non fa per me. La vulnerabilità. Devo sempre essere la più forte. Che vuoi dire? Parlami di questa parte di te. Beh, lo so che sembra stupido, ma sono abituato a farmi maltrattare. Dalle mie amiche, anche da mio padre quando prende brutti voti, o persino per cose più stupide, tipo se non pulisco la mia camera. Ecco, finalmente ha parlato del padre. Che dovrei fare? Mettermi a piangere? Se ci resto male vincono loro. Se ci resto male vincono loro. Io sono meglio di così. Meglio di tutti loro messi assieme. Quindi, per me è sempre colpa di qualcun altro. E se qualcosa va male e mi viene il minimo dubbio che fosse colpa mia, io mi arrabbio a morte e trovo modi per incolpare chiunque altro. Tu pensi di essere migliore di Yuri? Se lo dicessi sembrerei super arrogante. No, i nostri pensieri e i nostri sentimenti sono due cose diverse. Anche se i nostri sentimenti non ci piacciono, dobbiamo capirli se vogliamo conoscerci meglio. È un aspetto della vulnerabilità, accettare di avere sentimenti che non ci piacciono. Io lo detesto. I miei sentimenti mi rendono una brutta persona. Perché i miei sentimenti vogliono dirmi che sono meglio di lei? Che lei è una poser saputella boriona e che io sono superiore a queste cretinate. Ma pensare a queste cose mi fa sentire uno schifo. Non sei così. Tu non sei i tuoi sentimenti. Ma tu non sei i tuoi sentimenti. Ripetilo a te stessa, a voce alta. Ok,
Io non sono i miei sentimenti. A me piace immaginarlo così. I tuoi sentimenti sono come i tuoi coinquilini. Vivete nella stessa casa e dovete incontrarvi tutti i giorni. E anche se potete ignorarvi quasi sempre, prima o poi vi incontrerete in qualche stanza. E molte volte loro ti faranno sentire una cacca. Quindi non resta che imparare a conoscervi. Potete comunicare e imparare gli uni dall'altra. E magari aiutarvi a cambiare in meglio. Che ne dici? Mi segui? Come fai a sapere così tante cose su questo argomento? Beh, ho una coinquilina con cui a volte è difficile andare d'accordo. Si chiama depressione. Depressione? Ma tu sei la persona più allegra che conosco. Io non sono i miei sentimenti. Cavolo. Io voglio essere una bella persona come te. Oh, che tesoro che sei. Siamo tutte delle belle persone. Tu, Yuri, Monica. E credo che prima o poi anche Yuri imparerà a conoscerti meglio. Natsuki rimane in silenzio, turbata. Nonostante la rassicurazione di Sayori, un misto di tristezza e dolore la invade, come se sgorgasse da una ferita dalla sua anima. È dovuto alla vulnerabilità? No, non è una ferita che si è aperta per essersi resa vulnerabile. È come averne scoperto una vecchia. Una ferita che non può più semplicemente fasciare e ignorare. Fatto il fiocchetto, via. Oh, eccolo qua il nuovo sfondo. Yuri, ma che ci fai qui? Cercavo te. Io... ti prego, non mi sgridare. Oh, non ho intenzione di sgridarti. Volevo solo dirti che mi dispiace per tutto quello che è successo ieri. È stato ingiusto da parte mia mettere tutti alla sbarra. La prossima volta non mi mischierò per cercare di risolvere i problemi altrui. Temo che sia un mio brutto vizio. Non ce l'hai con me. Pensavo fossi tu ad avercela con me. Ieri sono stata davvero pessima. Yuri si raggomitola, richiamando alla mente i dettagli della lite. Non riesco mai ad avere una conversazione normale senza dire qualcosa di sbagliato o ad offendere qualcuno. Aspetta, non è andata affatto così. Parliamone, ti va? Yuri si interrompe per un attimo, poi annuisce. Monica si siede accanto a lei sullo stesso gradino. Sono entrata in un circolo vizioso di brutti pensieri e non riesco a uscirne. Che circolo vizioso? Temo che tutti mi odino, soprattutto Natsuki. Oh, è terribile. Non credo che Natsuki ti odi. E come fai a saperlo? Beh, perché... Monica ripensa a quella volta in cui era stata lei a litigare con Natsuki. In quell'occasione a Monica era bastato mostrare un po' di maturità perché anche Natsuki rivedesse le sue opinioni. Credo che Natsuki abbia un atteggiamento istintivamente difensivo. Credo che agisca con cattiveria solo quando sente il bisogno di proteggersi. Ma non è una cattiva persona. Anzi, credo che possa essere davvero comprensiva e gentile. È solo che probabilmente non riesce a dare gentilezza se prima non riceve un po'. Oh, ma questo significa che il problema è mio. Perché io non so assolutamente cosa dire per farmi ben volere dagli altri. Ogni volta che apro bocca, Yuri scuote la testa e si aggiusta una ciocca di capelli. Tranquilla, Yuri, non devi tormentarti. Chiunque ti conosca davvero non può che apprezzarti. Beh, purtroppo è vero il contrario. È per questo che non sono più molto charliera. Tutti hanno sempre pensato che fossi strana e hanno sempre sparlato di me. Succede sempre se attiro l'attenzione su di me. Natsuki mi aveva persino detto di ritenere più rispettabili persone sincere. Io sono stata sincera e lei mi ha odiato lo stesso. Questo è bastato per confermare le mie paure. Ma a me Sayori piaci e ormai abbiamo imparato a conoscerci abbastanza, non credi? Yuri non sembra avere una risposta. Ehi, ma tu cosa pensi di Natsuki? Io non penso a lei. Non era questo che intendevo. Ah, è che... mi chiedevo soltanto se avessi opinioni su di lei. Sì, ce l'ho. E qual è? Temo che Natsuki tiri fuori il peggio di me. Questo mi fa vergognare da morire. A me piace pensare di essere piuttosto sofisticata. Quindi che qualcuno mi tratti come se fossi inferiore nonostante i miei gusti. Ecco, per me è... il peggio degli insulti, oltretutto da parte di una come lei. E finisco per pensare brutte cose su di lei, ma tutti gli altri la apprezzano, quindi l'unica spiegazione è che io sto facendo qualcosa di sbagliato, di nuovo. E quindi la mia opinione di lei è sbagliata. E sbaglio ad andare in crisi per qualcosa di tanto infantile e futile. No, Yuri, i sentimenti non sono mai sbagliati. Beh, non sono neanche giusti.
E questo è il punto. I sentimenti non sono mai giusti né sbagliati, sai. Sono solo uno stato del nostro essere e non sempre possiamo controllarli. Ma questo non significa che loro debbano controllare noi. Questa è una cosa che ho imparato poco dopo aver fondato il club. Possiamo odiare noi stessi per i sentimenti che abbiamo. Oppure possiamo, ammetterli di averlo e cercare di capirlo meglio. Non potrei mai arrabbiarmi con te solo perché hai un determinato sentimento. L'importante è come li gestisci. E io credo che analizzare i propri sentimenti sia un'ottima occasione per fare il lavoro di squadra. Yuri ha un'espressione abbattuta. Tu lo fai sembrare tanto facile. Sei molto matura e sei bravissima con le altre persone. In confronto a te mi sento una marmocchia. Oh Yuri, sono tutt'altro che perfetta. Queste sono capacità che ho imparato, ho dovuto lavorarci su. È difficilissimo riflettere su se stessi e separare i sentimenti dai pensieri. Io vorrei solo essere una brava persona. Io credo che le tue parole di oggi dimostrino che lo sei. No, non è sufficiente. Voglio comunicarlo anche a lei. Comunicare cosa? Come mi sento. Come mi sento frustrata e turbata quando lei è così negativa e sprezzante verso le cose che amo. È come... Un coltello? Ok, no. È come mi ricorda me stessa. Perché so cosa significa sentirsi incompresa e arrabbiata con tutti. So che convincersi di essere meglio degli altri è solo un meccanismo di difesa. Siamo solo persone. Siamo fragili e instabili. Ma io sono... Sono stanca che questo crei sempre problemi. Non sopporto che la mia pace venga disturbata in questo modo. Già, non riesci a concentrarti sulla lettura quando ti disturbano, vero? Perché? Il club letterario dovrebbe essere il posto più felice per tutti. Oh. Monica, guarda Yuri adorante. Sai, Yuri deve avermi contagiata perché vorrei davvero abbracciarti adesso. Mi spiace, non volevo metterti a disagio. No, se vuoi, a me non dispiace, quindi... Monica abbraccia Yuri per qualche istante. Sei molto dolce e adoro quando riesci a comunicare i tuoi sentimenti. Per me è un privilegio poter vedere questo lato di te e sono sicura che anche Natsuki se ne accorgerà. Quindi? Le scriverò una lettera. Una lettera! Oh, ottima idea! Perché non sono brava a parlare, soprattutto sotto pressione. Mi faccio sempre sopraffare dalle emozioni, mi dimentico di dire le cose importanti e di quelle altre che non penso. Credo che una lettera sarebbe l'ideale, uno splendido modo di comunicare. L'espressione di Yuri si fa determinata. Yuri si sente piena di determinazione. Le persone non gravitano naturalmente verso di me come fanno con te o con Sayori. Non ho la personalità adatta e non vorrei averla, sinceramente. Ma se c'è una cosa che ho imparato è che con le amicizie non nascono dal nulla come per magia. Per esempio, non avrei mai pensato di fare amicizia con ragazze come Sayori. Siamo pressoché opposte sotto molti aspetti, ma sono sua amica perché si è sforzata tantissimo di comprendermi in modo da poter andare d'accordo con me. E lo stesso vale per te. Anche tu mi hai dedicato molto tempo, tanta pazienza. E mi chiedo se sia anche così per lei. Intendi per Natsuki? Yuri annuisce. Ho sempre creduto che il solo modo per farmi degli amici fosse di nascondere chi sono davvero. Ho sempre pensato che ci fosse una personalità o una formula magica per farmi apprezzare dagli altri. Ed è tipico di me pensare una cosa simile, sempre concentrata su me stessa e incapace di capire gli altri. Yuri scuote la testa. E invece le amicizie nascono quando pensi agli altri, quando dedichi tempo o pazienza a capirli e rispettarli, fidandoti che anche loro vogliono essere brave persone. E l'ho capito dalle osservazioni qui al club letterario. Osservazioni? Monica non nasconde un moto di sorpresa. Yuri è sempre così riservata che è spiazzante sentirla parlare così del club, ma Yuri sorride dolcemente tra sé. Tu mi lasci sempre ascoltare le tue opinioni sugli altri, anche se Yuri lo fa, e questo mi rende felice perché imparo moltissime cose. Sei davvero dolce, non pensavo che significasse tanto per te. Monica non ci aveva fatto troppo caso, ma in effetti nelle ultime settimane Yuri è sempre stata molto attenta ai problemi e alle preoccupazioni degli altri, sempre pronta ad ascoltare e capire le sue compagne di club.
Oh, sta crescendo. È vero, Sayori e Monika sono istintivamente più a loro agio con gli altri e riescono a districarsi meglio nelle situazioni di conflitto, ma questo non le rende persone migliori. Ognuno ha punti di forza e debolezza e ognuno ha le capacità di migliorare. E il primo passo per migliorare è saper riflettere e guadagnare consapevolezza di sé. È una dote che Yuri non crede di avere, ma che Monika invece le riconosce con ammirazione. E così la sua fiducia nel club torna salda. Friendship. Una ragazza timidissima con una lunga e splendida chioma si aggira tra i corridoi affollati all'ora di pranzo. Si preme i pugni contro il collo con gesto goffo. Contro il collo, così. Quando trova l'aula della presidentessa del club letterario, rimane ferma davanti alla porta, guardandosi intorno. Poi sbircia all'interno. Ah, quando si è unita. Monika è seduta a chiacchierare con un gruppo di ragazze sconosciute. Di chi stiamo parlando allora? Già, c'era da aspettarselo, è stata una pessima idea. Di colpo Monika guarda verso la porta. La ragazza, presa dal panico, si accovaccia per non farsi vedere. Prima che possa rialzarsi e decidere di andarsene, la porta dell'aula si apre. Yuri, che sorpresa vederti qui all'ora di pranzo. Ok, era Yuri effettivamente, però boh. Yuri farfuglia una risposta. Aiutami per favore. Cosa c'è? Va tutto bene? Yuri scuote la testa. Non so come scrivere la lettera. Che sollievo, temevo ci fosse un'emergenza. Ok, l'ho capita dopo. Non era l'aula del club, era la sua aula. Ok, ok. Monika si volta e lancia una rapida occhiata alle sue amiche. Ti serve aiuto? Possiamo trovare un'aula vuota? Non ti disturba? Mi spiace strapparti le tue amiche. Non c'è problema, sul serio. Non stavamo facendo niente, un attimo solo. Monika torna per qualche istante nell'aula, dice alle amiche che deve assentarsi e prende una penna dal suo banco, per poi tornare da Yuri. Ok, troviamo un posticino tranquillo. Yuri annuisce e si incammina seguendo Monika. Tutte le altre ragazze penseranno che Yuri è una bella ragazza. Come stai oggi? Io? Beh, sì. Oddio, scusa, mi hai preso alla sprovvista. Sto bene, sono solo un po' stanca. Non riesco mai a dormire bene durante la settimana. Perché? Non so, mi distraggo facilmente, credo. Perdo la cognizione del tempo e faccio le ore piccole. Anch'io tale e quale. Ehi, quest'aula è vuota, entriamo qui. Dopo aver dato una sbirciata all'interno, Monika apre la porta dell'aula e le due ragazze entrano. Si misero a scrivere una letterina. Yuri torna a farsi estremamente tesa. Guarda Monika che avvicina due sedie allo stesso banco. Poi, al gesto di invito di Monika, si siede. Tiene gli occhi fissi sul banco vuoto. Sei nervosa? Non voglio farlo. Non siamo obbligate. Possiamo inventarci qualcos'altro. Yuri scuote la testa. Ma è la mia occasione per fare qualcosa di buono. Devo prendere l'iniziativa. Wow, sei davvero determinata. So quanto è difficile per te lanciarti iniziative che ti mettono a disagio. Farò del mio meglio per incoraggiarti. Cercando di superare l'ansia, Yuri strappa qualche foglio a righe dal suo quaderno. Poi impugna la penna. Oh, che caruccette. Ehi, sei mancina, che bello. Ah, sì. Così non devo preoccuparmi di sbattere contro il tuo braccio. O il tuo enorme ego. Con fare giocoso, Monika strofina una spalla contro quella di Yuri. Scusa, faccio la scema. Senti, perché non iniziamo a elencare tutte le cose che vuoi dire a Natsuki? E poi si baciarono. Yuri riflette. Di colpo mi sento in imbarazzo. Oh, non ti preoccupare. Potresti scrivere alcune delle cose che mi hai detto ieri. Ma... ok, ci provo. Yuri pensa ancora un po'. La sua tensione è palese. Poi scrive sul foglio la parola riflessione. Titolo. Intendo la mia riflessione sul nostro comportamento. La domanda chiave è: come mai ci comportiamo così l'una con l'altra, quando separatamente riusciamo a essere ottime amiche con Sayori e Monika? Sono io! Già. Allora. Yuri riflette. Io sono diventata vostra amica perché voi due vi siete impegnate a comprendere i miei bisogni e a rispettare i miei interessi. E lo stesso vale per Natsuki. Abbiamo iniziato con una certa ostilità perché io ero molto preoccupata di ottenere quello che volevo, ma lei chiedeva soprattutto di essere rispettata. Quando ho smesso di pensare solo ai miei bisogni, lei è riuscita a fare lo stesso. Voglio farlo anch'io. Quindi, che cosa sei disposta a fare per lei? Voglio dare a lei le stesse cose che mi piace ricevere. Mi piace quando le persone rispondono positivamente alle cose di cui parlo, anziché liquidarmi scrollando le spalle. Poi mi piace quando i miei sentimenti vengono presi sul serio. E mi piace quando tu, Sayori, mi credete se dico che voglio essere una brava persona, anche se non mi riesce tanto bene. Scriviamo tutte queste cose, ok?
Yuri scrive alcune frasi. Secondo me dobbiamo tenere a mente che Natsuki si sente vulnerabile. La lettera deve partire dai suoi bisogni. So che ti senti ferita, ma snocciolare un elenco di critiche non sarebbe d'aiuto. Per prima cosa dovresti dire a Natsuki che sei pronta a rispettarla e ascoltarla. Poi devi ammettere le tue mancanze e dirle che sei disposta a fare di meglio. Infine, dille che cosa vorresti in cambio. Che te ne pare come struttura? Potresti scrivere 3 paragrafi, uno per ciascuno di questi punti. Mi piace. Avevo una tale confusione in testa che non sapevo proprio come strutturare la lettera. Tu sei bravissima in queste cose. Che sguardo è, Yuri? Sembra che le stai per saltare addosso. Oh, smettila. Guardala, che c'è una tensione sessuale fra queste due. Tu hai fatto molto più di me, sai? Hai trascorso tanto tempo a riflettere ed aprirti agli altri. È la cosa più difficile in assoluto. Io non faccio altro che aiutarti a trascrivere tutto su carta. Quindi secondo me sei tu quella bravissima. Monica stringe forte la mano di Yuri per un istante. Ma quando sta per lasciarla, con la sua grande sorpresa sente le dita di Yuri che si stringono per restare strette a lei. Restano sedute per un po' in silenzio. Si sente solo il rumore della penna di Yuri sul foglio. Ieri mi hai detto una cosa a cui ho pensato a lungo. Cosa? Che i sentimenti non sono giusti o sbagliati, che sono solo uno stato d'animo che dobbiamo accettare. Mi ha fatto pensare che il nostro comportamento non è determinato solo da ciò che decidiamo di fare. Dipende anche dalle nostre esperienze passate, dalle nostre insicurezze. Questo mi aiuta a vedere gli altri come persone reali, anziché come insignificanti personaggi secondari in cui unico scopo è ostacolarmi. È così che vedevi Natsuki? Yuri annuisce. Ma in realtà tutti fanno sempre del proprio meglio e tutti vogliono essere felici. Monica sbircia il foglio di Yuri, ma con sua sorpresa Yuri lo avvicina a sé, coprendo la parte con il braccio. Devo poterlo leggere se vuoi che ti aiuti, sai? Va bene così. I miei pensieri sono molto più organizzati ora che ho parlato con te. E adesso che li sto mettendo su carta preferisco che gli altri non leggano. Yuri ridacchia tra sé e sé, cosa rara per lei. Mi fa molto piacere. Trovo sempre un modo per immischiarmi in questa faccenda. Ho già fatto abbastanza danni. È stato meraviglioso parlarne. Cioè, ho sempre pensato che fossi molto intelligente, ma... Yuri sorride. Sarò sempre una frana in queste cose. La gente è davvero incomprensibile per me. Non capirò mai come si fa. Ma ascoltandoti mi sembra di aver finalmente trovato un senso ad alcune cose. Quindi... non hai fatto danni, anzi. Monica sorride dolcemente a Yuri. Che delusione. Sono entrata nel club sperando di trovare qualche nerd del fantasy e invece ho trovato solo delle vere amiche che mi apprezzano. È una battuta? Ma certo. Con te non è facile capirlo. Scusa. No, no, mi piace un sacco, non cambiare mai. Come vuoi tu. Yuri lancia un'occhiata all'orologio. Il tempo stringe. Ce la fai a finire? Entro la fine della giornata, forse. Ma il giorno in cui Natsuki la leggerà, io non voglio venire al club. Sono troppo timida. Posso dargliela io, se credi? Se credi? Se vuoi, se proprio. Yuri annuisce. Ok, ma promettimi di non leggerla. Ma certo, lo prometto. Grazie. Yuri sospira, le due ragazze si alzano in piedi. Ti mando un messaggio quando sono pronta. Monica annuisce. Buona fortuna, se hai bisogno di me, sono qui. Yuri ricambia il cenno di assenso e le due ragazze si allontanano. Allora, no, lo immaginavo, non mi aspettavo la fine del capitolo adesso, ma lo immaginavo. Quindi il prossimo capitolo sarà appunto loro due che finalmente si comprendono. Che bello. Ok, ci manca. Questa probabilmente è la poesia, l'ultima lettera di Yuri. Questa sarà l'ottenimento di tutte le lettere poesie di Yuri. Immagini, abbiamo sbloccato loro due. La prossima sarà appunto Yuri e Natsuki sicuramente. E le ultime due non lo so. Per completare al 100% purtroppo ci servono ancora rifare il secondo atto. Ma hey... e siamo all'88% del gioco, sempre più vicini alla fine. Signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!